Ciao a tutti. Video per la categoria Chiacchiere da pipa. Oggi, questo assolato pomeriggio agostano, mi vorrei rispondere all'amico Simone di Jobpipe. Peraltro, persona che non solo apprezzo professionalmente perché ha innovato il mondo della pipa e non è banale. Perché sta portando avanti un messaggio particolare e non è banale, e perché è una persona che ne capisce e non è banale. E poi perché lo apprezzo e mi sta molto simpatico personalmente, già solo perché il romagnolo parte in vantaggio con me, però vai, e apprezzo quella terra in maniera totalizzante. Detto ciò, un po' di tempo fa Simo ha fatto un video e ha parlato della vendita online dei tabacchi. Il concetto del suo video era che lui non era d'accordo, cioè era d'accordo col fatto che in Italia non fossero venduti i tabacchi online. Motivo principale: la redditività della spedizione dei tabacchi non valeva il tempo e il lavoro che il tabaccaio dovrebbe impiegare per spedirli. Sostanzialmente è questo, poi Simo, vedrai questo video, in caso mi commenti o ci sentiamo come al solito. Forse, però mi sembra di ricordarlo bene così. Ora, mi trovo totalmente in disaccordo. Totalmente in disaccordo. Perché sono totalmente in disaccordo? Poi una serie di ragioni che vi elencherò. Non in ordine di importanza, in ordine come me ricordo, e spero di ricordarmene tutti perché ce n'è più di una. Prima ragione: viviamo in un libero mercato. Tutto ormai, il nostro mercato, e non entro nel giusto o sbagliato che sia, attenzione, non entro nel giusto o sbagliato, per me sì, perché io sono uno che odia uscire per andare per negozi, quindi a me che io possa comprare tutto online, per me è soltanto un valore, ma è per me. Non entro nel giudizio, entro nel tema. Siamo in un libero mercato. Io oggi, nella società di oggi, posso comprare tutto online. Peraltro, la legge sulla proibizione del vendita online di fumo italiana è una legge vecchissima che risale alla notte dei tempi, è molto legata ai temi del contrabbando di vecchio stampo, che nessuno oggi, avendo una caratura politica degli ultimi 30-35 anni, pari a un lombrico di terra, credo sia questo il livello della nostra classe politica e quindi probabilmente anche del nostro paese, purtroppo, che è un paese di Pulcinella e in situazioni come queste si conferma esserlo in tutto e per tutto. È un tema che si scontra con la realtà dei fatti, che se qualcuno con un po' di palle affrontasse, senza la demagogia di essere additato come quello che vuole uccidere le persone per il cancro, questo come il nostro piacevolissimo ministro della sanità che voleva vietare di fumare anche in un parco aperto, questo come quando devi mettere la mascherina dentro a un bosco, ma lasciamo perdere. Queste assurdità, peraltro quelli che contestavano le mascherine nel bosco sono quelli che adesso non vorrebbero che io fumo dentro un parco. Diciamo per le libertà cambiano a seconda delle esigenze di opposizione o meno. Detto ciò, è un libero mercato. Io posso comprare online il vino, il whisky, i falli de gomma, l'abbigliamento, tutto, tutto. Allora tu mi dovete spiegare perché il negozio d'abbigliamento che gli ha aperto la grande distribuzione e-commerce, che gli hanno aperto i grandi mall, supermercati e centri commerciali mastodontici, dovrebbe aver subito una cosa del genere. La liberalizzazione degli orari di lavoro, che è fatta per i grandi centri commerciali, per i grandi agglomerati commerciali, certo non è per il negoziante che è poraccio. Come fa a garantire un servizio dal lunedì alla domenica, le 13 ore al giorno dovrà campare? Non si può permettere un dipendente, a meno che non è un familiare, non è manco detto che si può permettere quello, che fa? Quelli non ce ne frega niente. Mo stiamo a pensare, che ce ne frega a noi? Tanto il tabacco, poi quello può morire. Non funziona così, non funziona così. Siamo in un mercato libero,
il Mercato Libero prevede la vendita di tutto quello anche online e tu me la devi garantire su tutto. Non c'è logica dietro alla non vendita del tabacco quando io posso comprare addirittura la cannabis legale che mi arriva a casa. Cioè la cannabis legale che fumo me la posso comprare online. Perché non ci sono i monopoli di Stato sostanzialmente, quindi non sono soggetti a quella norma. La sigaretta, il tabacco, la pipa, il sigaro non me lo posso comprare online. Cioè, ma voi vi rendete conto? Paese di Pulcinella. Arlecchino, questo è proprio arlecchinesca sta cosa. Primo motivo, assurdo. È proprio una discrasia, una distinzione assurda in un mercato che è quello moderno. Senza entrare nel giusto e nel sbagliato. Ma è assurdo, siamo d'accordo? Seconda motivazione alla base di questa discussione, che credo sia totalmente, totalmente discutibile. Tutti i paesi del mondo hanno la vendita online. Ora, che a me i tabaccai abbiano un margine minimo sui tabacchi, avendo noi i monopoli, ma la vendita c'è con i monopoli, nei paesi con i monopoli c'è comunque la vendita online, quindi non è una questione nostra, non sono legate le due cose. C'è sicuramente un margine minimo che hanno i tabaccai sul tabacco che vendono, avrebbero un'ulteriore marginalità magari dalla spedizione, perché ti fanno pagare il pacco un tot, loro il corriere lo pagano meno, magari con degli accordi commerciali che hanno per un tot di spedizioni, il margine. Sì, c'è attività, perché tu devi preparare magari 50 buste al giorno, 50 spedizioni al giorno, ci vuole tempo, ci vuole persone, modo. Ebbè, ma che è un problema mio? Ma l'imprenditoria, il rischio di imprenditoria, che è quello che ti consente di guadagnare molto più di un dipendente, ma anche tracollare e non averne le adeguate tutele, perché il rischio dell'impresa è anche questo, se no facciamo tutti il concorso al ministero e andavamo tutti a lavorare lì, non c'è rischio. Anche se andare in vestaglia a timbrare non c'è rischio, perché tanto non vi cacciano lo stesso. Dov'è il rischio dell'impresa? Ora, può essere un problema mio che il tabaccaio non rientra, deve gestire un problema maggiore? È cambiasse lavoro, aprisse un'altra attività, ampliasse l'attività, modificasse la destinazione del negozio. Ma quando durante il Covid i tabacchi c'erano prodotto essenziale perché vendevano i marchi da bollo, vedevano quanta gente a comprare i marchi da bollo durante il Covid, lì però andava bene che erano aperti. Ma lasciamo quello che è un periodo minimo nella storia, sono 3 mesi nella storia, ma capite che è assurdo. Non posso, allora devi tutelare i negozianti di abbigliamento che chiudono perché gli hanno aperto vicino il supercentro commerciale, perché online compri tutto a meno prezzo, allora peraltro resti reso gratuito, ormai andare in un negozio è veramente relativo, ci vai a provare poi lo compri online come fanno tanti. Non regge, non regge. Questo è vero per tutti. Dovrebbe essere vero per i tassisti che non vogliono Uber, quello low cost. C'è tutta una diatriba dietro di costi, di licenze e quant'altro, solita pagliacciata arlecchinesca all'italiana, ma non può essere un problema mio, non può sempre pagare il consumatore. Io voglio poter comprare online. In più dico, terzo elemento, che l'elemento che lui vede come distruttivo per una serie di tabaccherie, io invece lo vedo un'opportunità, perché forse le tabaccherie si ridurranno pure del 30 del 40%, ma chi è capace? Forse venderà il 30-40% in più perché sarà capace di farlo, perché sennò non si spiegherebbero i grandi vettori di vendita online nel mondo. Non si spiegherebbero. Troveranno i sistemi per fare una marginalità tale, per se sei un bravo imprenditore, un bravo commerciante, per far rientrare quel costo. Oppure magari rimani la tabaccheria di quartiera a cui nessuno chiede di spedire online perché nessuno. Perché non ha quel tipo di concorrenzialità e vive tranquillamente anche senza vendere online e magari sopravviverà lo stesso. Non è un problema mio. Il problema mio è pagare il 44% di tasse alla fonte ogni mese della mia busta paga. Non ho scelto di fare l'imprenditore. Guadagno meno, sono più tranquillo, forse perché vivo che lavoro in un contesto privato, quindi mi cacciano domani non è affatto escluso. D'accordo? Quindi, abbiate pazienza.
la non vendita online del tabacco in Italia è una pagliacciata all'italiana, che ci rappresenta come pagliacci ridicoli, come al solito, che non hanno le palle per fare le riforme corrette, che tutelano interessi assurdi e categorie assurde, non che i tabaccai siano categorie assurde, ma in generale tutelano diritti acquisiti assurdi per non creare il libero mercato. Quando hanno consentito ai negozi di vendere i giornali e alle edicole di vendere le caramelle, che ci hanno perso solo le edicole, infatti ne hanno chiuse il 40%, nessuno è saltato sulla sedia. Però è andata così. Le riviste le possono vendere anche certi tipi di negozi e i tabaccai potrebbero vendere anche le caramelle. Vuol dire quanti di voi vanno a comprare le caramelle nei tabaccai. Però magari il giornale nel bar lo comprate. Non va bene. O va bene per tutti o non va bene per nessuno. O siamo in un libero mercato o non siamo in un libero mercato. Se vogliamo fare le tirannie comuniste della Corea, facciamo quello. Se vogliamo fare la Cuba castrista, facciamo la Cuba castrista. Se vogliamo fare la Russia putiniana, facciamo la Russia putiniana. Però se non lo facciamo, vogliamo fare gli occidentali moderni, tutto ci deve andare bene, anche il libero mercato da tutte le parti. E non ci stanno lobby. Chi ce la farà sarà più bravo e guadagnerà probabilmente di più. Si chiama capitalismo e non dico che sia giusto o sbagliato, dico che è il nostro modello economico. Non so se noi, già con questi capelli bianchi, ne vedremo mai un'evoluzione. Non ho la mente e la saggezza e l'intelligenza per pensare a quale evoluzione potrebbe essere, ma so che è il nostro mercato e credo che per libertà e giustezza dovrebbe essere applicato in tutti i settori merceologici, perché così sarebbe giusto, a prescindere da quello che vendi, nel nostro caso il tabacco. Così rispondo, questo è quello che penso. Un saluto a Simone, che è sempre un grande e che magari sicuramente mi risponderà o qui o in privato, ma sono molto curioso, anche se ne abbiamo effettivamente già parlato, va bene. Però mi interessa anche il parere di tutti voi. Ci vediamo, ciao belli.